Ciao, come state? Noi, come sempre, siamo un po' a fare il resoconto di quello che è successo il martedì mattina. Era da un po' che non stavamo insieme, siete stati tantissimi anche martedì. Sì, il lavoro mi aveva portato un po' via, e tant'è che abbiamo avuto occasione sia per farci gli auguri di Pasqua, stavo dicendo di Natale, sì, buonanotte, gli auguri di Pasqua, ma anche entrando un po' più nel dettaglio di quello che è anche il cioccolato, visto che io nel weekend ero stata a Frutti in Fiore, a questa fiera dedicata ai fiori e alle frutte, avevo seguito degli show cooking, avevo presentato gli show cooking e si era anche portato in tavola i prodotti del territorio, ma soprattutto avevamo realizzato un uovo di cioccolato ed ecco che siccome io anche in questa fiera avevo chiesto un pochettino se il cioccolato che si amava era fondente oppure in qualche modo al latte, la maggior parte mi aveva risposto al latte e quindi ho detto ma come no, il cioccolato è fondente e voi, molti di voi mi hanno detto che prediligono anche loro il cioccolato al latte o comunque qualcuno è dalla mia parte e quindi preferisce anche il cioccolato fondente. Questo mi piace e sono contenta di ciò. Abbiamo un po' raccontato anche sì che tipo in Puglia aveva piovuto. Anche da noi aveva piovuto, ma in realtà la pioggia non era stata tale, almeno qui in Piemonte, da poter soddisfare il fabbisogno che ci serve anche per quest'estate. Comunque va bene. Il periodo di Pasqua, che è questo, insomma, vede un po' il tempo cambiare, è di nuovo fresco, ma dovrebbe esserci comunque anche un po' di sole. Di lì sono partite un po', diciamo così, le richieste mie per sapere cosa avreste fatto nel periodo pasquale, la famosa grigliata che si fa in giro, si fa dagli amici, beh, molti di voi la fanno con attenzione anche a quello che poi così si mangia, perché molti insomma mi hanno detto o avere una famiglia mista, quindi di portare in tavola quelle che sono le tipicità appunto anche della religione, e questa è una cosa importantissima, oppure chi ad esempio addirittura ha detto perché non fare una grigliata di pesce che è anche più salutare e dietetica, o chi ancora insomma ha avuto anche un po' da ridire sul fatto che a Pasqua si debba mangiare l'agnello e il capretto, insomma, lì sono, come si diceva, scelte, dovremmo parlarne per tanto, tanto tempo, ma insomma, noi ci limitiamo così a sapere cosa avreste fatto nel periodo pasquale e pasquetta. Io andrò in montagna e farò una grigliata tempo permettendo con gli amici il giorno di Pasquetta a casa di uno di questi, visto che hanno il posto, hanno un po' di prato e quindi noi siamo in tanti, almeno possiamo starci tutti. E detto questo, sarò curiosa invece di sapere le uova che andremo ad aprire il giorno di Pasqua, che riceveremo. Insomma, io adoro il cioccolato fondente. In realtà, insomma, per le figlie si prende quello al latte. Spero però almeno quest'anno, visto che sono grande, di poter riuscire almeno ad accaparrarmene uno almeno fondente. Detto questo, c'è chi ha avuto la fortuna invece di partire e che come Super Falco Tessena andrà in Groenlandia 20 giorni, alla faccia beato lui, e quindi noi un pochettino che ci rode il fegato perché non possiamo partire con lui, non possiamo andare negli igloo, ci siamo però ripromessi in qualche modo di raccontare quello che invece sarà appunto il suo viaggio, anche perché insomma Super Falco ti ha detto che in qualche modo arriverà il 4 maggio, quindi se tutto va bene il martedì successivo, ovvero il 10 maggio, ci ritroveremo per raccontare il suo viaggio. Quindi lui ci parlerà un po' dei suoi viaggi, soprattutto questo della Groenlandia, anche perché come sempre siete molto disponibili, no, a raccontarmi anche un po' quello che fate, un po' la vostra vita. Avete anche così parlato di alcune fiere che ci sono state, visto che abbiamo parlato della meccanizzazione del video della Mieti Trebbia che io ho postato, che è una Mieti Trebbia che io adoro, e mi avete invitato e lo so, il tempo però a disposizione è quello che è. Mi piacerebbe visitare anche le vostre fiere in Umbria, piuttosto che a Gravina, in Puglia. Insomma, devono essere delle fiere veramente interessanti. Mai dire mai, no? Noi diciamo sempre mai dire mai. Chi lo sa, magari sicuramente ci incontreremo in giro da qualche parte. C'è chi invece prenderà il camper e si farà il suo ponte di Pasqua in giro, ad esempio lì di Ferraresi. Anche lì, bel posto. Io mi ricordo che c'ero andato in tempi addietro
indietro ed era d'estate con degli amici, effettivamente bei posti, ma lo sconsiglio d'estate perché c'erano un po' troppe zanzare. Detto questo, chiudo, vi ringrazio ancora una volta, troveremo il modo ancora di stare insieme, di postare qualcosa appena il regista riuscirà a montare tutto quanto perché ho raccontato altre cose in giro. Nel frattempo davvero vi auguro una buona Pasqua, una serena Pasqua, ci ritroviamo il martedì successivo e mi racconterete insomma se avete stramangiato e strabevuto, mi raccomando sempre con moderazione, che sia il cioccolato, che sia il vino, che sia il cibo, va bene? Auguroni di buona Pasqua a tutti voi, vi mando un bacio e ci vediamo martedì prossimo. Come sempre, se volete, potete scrivermi a imhcalibuno@libero.it. Ciao!